secondo me Ibrahimovic può fare tanto a livello di spogliatoio e a livello di agonismo in campo. Cioè, è come se ritornasse Gattuso a giocare. Adesso voglio vedere se non si mettono in campo con la grinta. Due sberle, Ibrahimovic, e si mettono a correre tutti quanti. Sono molto contenta, ma penso che non cambierà nulla per il Milan. Lui è molto bravo, per cui confido molto lui, perché gli altri si adeguino al suo passo. Dicono che sia un po' in là con l'età per giocare, secondo lei ancora? Secondo me è forte, poi è molto motivato, poi credo che ami il Milan. L'unico problema forse potrebbe essere l'età, ma vanta un curriculum talmente ampio che potrebbe risolvere i problemi che ha il Milan in questo periodo. I problemi forse si risolvono quelli di quest'anno e l'anno prossimo? Speriamo che fa le stesse cose che ha fatto 8 anni fa, se no niente di che, sono contento per verità. E speriamo che adesso, come lo chiamano, il re Zlatan possa darci una mano ad arrivare al quarto posto e rendere felici i tifosi con il quarto posto e ritornare in Champions League, dove il Milan merita di essere. È più un sogno, perché un giocatore non è che ti porta tutta questa qualità per scalare 6-7 posti di classifica. Non è più un ragazzino, un grande campione, però bisogna pensare al futuro per avere una squadra competitiva. Iniziamo dall'Italia e poi pensiamo all'Europa. Darà una grandissima mano al Milan, però non è l'unico, cioè non è la soluzione finale. Sicuramente il problema sono sulle fasce, bisogna risolvere quello. Se c'è qualche altro acquisto, centrocampo. Più rinforzo pure al centrocampo, che sì, non porta più le stesse qualità che ha portato 2-3 anni fa. Senta, alle sue spalle c'è la maglietta numero 9 di Piontek. Secondo lei resterà lui con l'arrivo di Ibrahimovic o deve partire? Cosa pensa? Bisogna vedere se vale. Adesso deve far vedere se davvero vale. Spero che rimangano tutti, perché Ibra può aiutare tutti a fare meglio di adesso. Quindi anche Piontek? Anche Piontek, soprattutto lui. Spero di sì, è bravo. Piontek è probabile che se ne vada con l'arrivo di Ibrahimovic, perché a questo punto diventa inutile per la squadra. Sì. Esce da questo tunnel, da questo brutto periodo, può essere un attaccante veramente forte e dare una mano a tutta la squadra. Io lo terrei, perché comunque Ibrahimovic viene momentaneamente ai suoi anni, fa ancora la differenza, ma non è sicuramente in prospettiva per il futuro. Piontek lo terrei. Io lo terrei, con Ibrahimovic forse potrebbe fare uno scatto, forse Ibrahimovic gli dà una mano. Se no potremmo fare anche un duo con Ibra.